Iniziamo adesso a parlare della mora del creditore e della mora del debitore. E quindi iniziamo a introdurre, diciamo, l'argomento sull'inadempimento. Perché? Perché beh, il caso della mora del debitore è sicuramente un caso di inadempimento. Il caso della mora del creditore è un caso in cui l'adempimento non si verifica, però per colpa del creditore, che non assume appunto l'atteggiamento collaborativo necessario per l'adempimento del debitore. E quindi infatti c'è sempre, diciamo, inadempimento a misura in cui l'adempimento non si è verificato, però è una situazione in cui, diciamo, la colpa di questo cosiddetto inadempimento, diciamo, che si considera inadempimento la situazione, diciamo, in cui versa, di responsabilità in cui versa il debitore quando appunto la prestazione non viene adempiuta. E infatti il codice civile disciplina, diciamo, la mora del creditore sul capo terzo, cioè la mora del debitore nel capo terzo che riguarda appunto del titolo primo appunto del quarto libro del codice civile, che è titolato appunto l'inadempimento dell'obbligazione, mentre invece la mora del creditore disciplinata nella sezione terza invece del capo secondo sull'adempimento dell'obbligazione. E quindi questo ci aiuta a capire un attimino come il legislatore poteva eventualmente considerare appunto la situazione di inadempimento. Nei fatti però diciamo che anche quando il creditore viene costituito in mora, vedremo poi appunto cos'è la mora, cos'è la costituzione in mora. In pratica questo accade perché non si è verificato l'adempimento, se non che la colpa di ciò è da attribuire appunto alla responsabilità del creditore. E quindi nei fatti, diciamo, per disciplina consideriamo la mora del creditore relativa, diciamo, relativamente a una sezione appunto disciplinata dal capo secondo sull'adempimento dell'obbligazione. E la situazione di vero e proprio inadempimento, quella disciplinata appunto nel capo terzo sull'inadempimento delle obbligazioni, che riguarda appunto una situazione in cui il debitore appunto non ha adempiuto l'obbligazione. Partendo appunto dalla mora del creditore, allora vediamo come lo stesso appunto si è costituito in mora quando, quando rifiuta di ricevere la prestazione. E quindi in questo caso il debitore, diciamo, non considera l'inadempimento a misura in cui il debitore avrebbe adempiuto, no? Però il creditore non glielo consente, o perché non vuole, o perché non può, oppure perché, diciamo, rifiuta di prodursi in quell'atteggiamento collaborativo che serve appunto per realizzare l'esatto adempimento. Quindi le cause possono essere variegate. Sta di fatto che ci può essere, ad esempio, il caso in cui il creditore non voglia più ricevere la prestazione perché ha avuto un ripensamento, però non potendo più sottrarsi per effetto, diciamo, della buona fede nelle trattative e così via, diciamo, e per il fatto che comunque il contratto è stato firmato, e se non ha appunto altre ragioni che gli consentono di recedere il contratto o appunto di risolvere in qualche altra misura, potrebbe, diciamo, mirare a fare risultare, diciamo, inadempiente appunto il debitore in modo tale da poter chiedere poi la risoluzione del contratto. Quindi rifiuta di ricevere la prestazione per far apparire, diciamo, il debitore inadempiente, no? E tuttavia il debitore in questo caso inadempiente non lo è, perché se il creditore non ha una ragione legittima, no, per rifiutare l'adempimento, nei fatti, se l'adempimento è stato offerto, il debitore, sotto il profilo della sua responsabilità, è liberato, salvo che dovrà effettuare una serie di operazioni, innanzitutto scegliere se costituire in mora ufficialmente il creditore, oppure se, appunto, sentirsi semplicemente liberato per responsabilità, però non liberato anche dall'obbligazione. E quindi la differenza è questa, che il debitore, appunto, se il creditore rifiuta di ricevere la prestazione, può costituirlo in mora, poi per costituirlo in mora deve, diciamo, avviare una procedura ufficializzata, quindi l'offerta sull'adempimento deve essere ufficiale, e per essere ufficiale si richiede l'intervento di un pubblico ufficiale, appunto, che da un lato dia fede alla dichiarazione sulla volontà di adempiere il debitore, dall'altro diciamo, controlli che l'adempimento sia effettivamente appunto esatto, e dall'altro controlli anche quella che è la data appunto della costituzione in mora, no? Di modo che da quel momento si possa far valere appunto gli effetti della costituzione in mora del creditore. Che ha degli effetti principali, che sono: uno, quello di sottoporre al creditore appunto la responsabilità per risarcimento di eventuali spese aggiuntive che il debitore può sostenere a causa dell'impossibilità di adempiere. Cioè,
cioè più che dell'impossibilità di adempiere, appunto dell'impossibilità di eseguire la sua prestazione. In secondo luogo, creditore, c'è uno spostamento di responsabilità sull'impossibilità di adempiere, cioè in questo caso impossibilità non con riguardo solo al rifiuto del creditore di ricevere la prestazione, ma impossibilità che può verificarsi proprio sull'adempimento della prestazione. Se il creditore rifiuta un adempimento esatto, chiaramente quello che normalmente sottoporrebbe il debitore alla responsabilità relativa all'eventuale impossibilità di adempiere, e qui parliamo ad esempio dell'impossibilità di adempiere perché l'oggetto della prestazione viene meno, che so, sparisce, brucia, si rompe, non è più reperibile e così via. Ecco, in questo caso il debitore sarebbe responsabile, ma se il creditore ha rifiutato senza motivo legittimo l'adempimento offerto appunto in modo esatto dal debitore, nei fatti c'è uno spostamento di responsabilità su quella che è l'impossibilità di adempiere, per cui da quel momento in poi versa appunto grave sulla responsabilità del creditore l'impossibilità di adempiere l'obbligazione. E poi c'è una terza conseguenza che la vado a vedere perché sul momento non mi ricordo, cioè potrei anche ricordarmi, ma quindi gli effetti sono che quando il creditore mora, gli effetti sono riportati nell'articolo 1207. Innanzitutto diciamo che la mora del creditore disciplinata l'articolo 1206, quindi condizioni. Il creditore mora quando senza motivo legittimo non riceve il pagamento offerto nei modi indicati agli articoli seguenti, non compie quanto necessario finché il debitore possa adempiere l'obbligazione. Quindi da un lato può rifiutarsi, dall'altro può non assumere un atteggiamento collaborativo, dall'altro, come dicevamo, potrebbe anche non essere in grado, no, di ricevere prestazione, perché ad esempio se non c'è un termine disposto a suo favore, però ha comunque un magazzino pieno, magari non può ricevere la merce, quindi rifiuta di ricevere la merce. A quel punto il debitore però non ha colpa perché avrebbe adempiuto e quindi lo costituisce in mora. Può costituirlo in mora ufficialmente oppure eventualmente comunque sgravarsi a quella che è la responsabilità sull'impossibilità di adempiere, e questo dipende appunto dal fatto che l'offerta sia o meno poi ufficializzata. Il fatto di ufficializzare l'offerta e quindi di costituire effettivamente in mora il creditore fa la differenza tra la possibilità che il debitore ha anche di, diciamo, mettere a deposito l'eventuale merce magari che doveva consegnare, se trattasi di merce, in modo tale che poi o la somma di denaro, presso anche un deposito può effettuarsi anche presso un istituto bancario, in modo tale che poi sia intimato al creditore di andare a ricevere questa prestazione. Disponendo, ecco il terzo effetto negativo che ha nei confronti del creditore la costituzione in mora, diciamo risarcimento dei danni e per le eventuali spese sostenute dal debitore per non poter avere adempiuto. Ad esempio, se l'adempimento riguarda la consegna di un cavallo e il creditore rifiuta di riceverlo, è chiaro che se io mi devo tenere il cavallo un mese in più lo devo comunque alimentare, quindi sono spese in più del quale io poi posso chiedere risarcimento al creditore perché l'ho costituito in mora. E l'altra conseguenza, abbiamo detto, che è il fatto che c'è uno spostamento di responsabilità sul creditore riguardo all'impossibilità di adempiere, per cui se in quel mese oltretutto il cavallo si ammala di scarlattina e muore, il debitore non ha nessuna responsabilità, perché a quel punto la responsabilità sull'impossibilità di adempiere a prestazione versa nei confronti, diciamo, del creditore. Però se oltretutto la terza conseguenza è quella invece del fatto che comunque il creditore sarà costretto a pagare le spese dell'eventuale deposito, per cui se invece il debitore ha costituito, diciamo, in mora creditore ufficializzando la sua offerta, no? Quindi chiamando un ufficiale pubblico che attesta che effettivamente il debitore avrebbe pagato consegnando il cavallo ufficiale pubblico che annota poi anche la data appunto del deposito del cavallo, per cui il debitore può depositare il cavallo presso, che ne so, un istituto che si occupa appunto presso un maneggio, e però chiaramente le spese di mantenimento del cavallo per quel mese messo teoricamente a deposito e intimando, diciamo, un creditore di andare a recuperare questo cavallo, sono chiaramente disposte a sfavore del creditore, quindi che sarà tenuto stesso a pagare eventuali spese di deposito. Quindi gli effetti, l'articolo 1207 ci dice che
Ah, un'altra cosa, leggendo sempre l'articolo 208, ci dice: l'offerta è valida, diciamo, ai sensi dell'articolo 208, il rifiuto di ricevere la prestazione rende possibile la costituzione in modo del creditore, e il debitore che vuole costituire in modo del creditore, però deve anche ufficializzare l'offerta, ai sensi del punto 7 dell'articolo 208, mediante un ufficiale pubblico, cioè deputato. A questo punto, diciamo, potrebbe esserci un'esplicita ammissione del creditore. Ad essere, ad esempio, se si ritiene appunto di non poter ricevere la cosa perché il suo magazzino è pieno, o anche una successiva sentenza chiarita della validità dell'offerta che accerti anche l'effettivo rifiuto del creditore. Quando questi agiva in malafede, pensando, diciamo, a torto di avere un giustificato motivo per rifiutare. È chiaro che allora, il creditore non può essere costituito in mora se invece aveva un valido motivo per rifiutare. Ad esempio, era invece stabilito un termine a suo favore. Il debitore vuole adempiere, il creditore dice no, perché ho un magazzino pieno, però tu la merce, cioè c'era il termine del 20 febbraio, era stabilito a mio favore affinché io potessi nel frattempo liberare il magazzino. Quindi se tu vuoi adempiere al 10, io ti dico che non voglio ricevere la prestazione. In questo caso il rifiuto ad adempiere è legittimo e quindi il creditore non può essere costituito in mora. E pertanto, se viene ufficializzata l'offerta, l'ufficiale pubblico attesterà la cosa. Chiaramente attesta l'effetto, diciamo, verbale, anche la data, annota la data del verbale di deposito se il creditore ammette sì che non ha voluto ricevere la prestazione perché non poteva ricevere la merce, ma ha torto. Se invece lo stesso è convinto di avere ragione, è chiaro che si andrà innanzi al giudice. Il giudice poi stabilirà, in base, diciamo, alla sentenza, si capirà se il creditore è stato costituito in mora oppure se il debitore, diciamo, a voler, ad esempio, adempiere in modo magari inesatto o comunque anticipato. Quindi, continuando, diciamo, con riguardo all'articolo 207 che riporta gli effetti. Quando il creditore è in mora, è su carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, sono più dovuti gli interessi nei frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore, il creditore è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore. Poi, quando il creditore è costituito in mora, in pratica lo spostamento del rischio, abbiamo detto, e poi l'offerta di adempiere del debitore. Per essere validamente considerata ai fini dello sgravio della responsabilità del debitore rispetto all'inadempimento, non deve essere effettuata in forma particolare, ma è necessario costituire in mora creditore ed è sufficiente che il debitore sia pronto ad adempiere e ne abbia la possibilità. Ma se il debitore vuole anche valersi la possibilità di essere esercito sulle spese superflue, deve costituire in mora il debitore, cioè il creditore, formalizzando l'offerta ai sensi dell'articolo 1208. Quindi, da questo punto si capisce come il fatto di ufficializzare l'offerta e costituire in mora il creditore consente al debitore di ricevere eventuali spese derivanti dall'impossibilità di adempio. Appunto, nel caso del cavallo, un ulteriore mese, diciamo, di mantenimento del cavallo potrà essere risarcito al debitore solo se il debitore ha costituito in mora il creditore a seguito dell'ufficializzazione della sua offerta di adempio. Nel caso in cui non lo facesse, se il cavallo muore, nei fatti non è responsabile per l'impossibilità di adempiere, perché c'è questo spostamento, quindi il debitore, nei fatti, una volta che effettua l'offerta, se è esatta, si considera liberato, no? E quindi se il cavallo poi muore, appunto, l'impossibilità di adempiere, diciamo, grava sulla responsabilità del creditore, però il debitore non potrà recuperare le eventuali spese aggiuntive determinate dal rifiuto, appunto, del creditore di ricevere il cavallo. Quindi non so se è chiaro, comunque, nei fatti è abbastanza semplice. Poi, l'articolo 1209 ci offre la differenza tra offerta reale e offerta per intimazione. Per cui, se obbligazione progetto, denaro, titolo di credito, ovvero cosa consegnare al domicilio creditore, l'offerta deve essere reale. Se invece si tratta di cosa consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverla, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione. Quindi, poniamo sempre il caso del cavallo, diciamo, trasalendo, diciamo, quello che può essere la natura dell'obbligazione. Infatti, se il luogo dell'adempimento è domicilio del creditore, cioè se l'adempimento riguarda la consegna di una cosa, l'offerta è reale, quindi la cosa deve essere consegnata. Quindi affinché l'adempimento sia esatto, cioè l'offerta sia valida, chiaramente il debitore deve offrirsi di consegnare la cosa. Se invece l'adempimento riguarda, ad esempio, era stato condotto dalle parti che fosse il creditore ad andare a prelevare il cavallo a casa del debitore, nonostante, appunto, perché, appunto, si trovava a casa del debitore quando la cosa
è stata con l'obbligazione sorta, infatti si tratta di offerta per intimazione, per cui l'offerta si realizza ed è valida se il debitore intima al creditore di andare a prendersi il cavallo. Chiudo perché è troppo.